Eh sì, cari compagni di viaggio, oggi si ritorna a casa. Ma anche nell'ultimo giorno del nostro soggiorno cinese le emozioni non sono mancate. Alcuni di noi hanno sistemato le ultime cose in valigia. Altri si sono dedicati alla visita di musei. E tanto per cambiare, abbiamo comprato gli ultimi souvenir per i nostri cari rimasti in Italia. E dopo una breve attesa ci siamo preparati all'evento più importante. Siamo stati ricevuti dall'ambasciatore d'Italia nella sua residenza. Avevamo già conosciuto l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi alla fine del nostro ultimo concerto a Pechino. L'accoglienza che ci è stata riservata è stata davvero magnifica. Vi possiamo garantire che tutti noi, genitori e bimbi del piccolo coro, abbiamo trascorso una serata veramente particolare. Bellissimo, grazie. E poi questo è lo stemma che utilizzano i bambini del piccolo coro e ce l'ha solo chi partecipa al piccolo coro. Per noi è una cosa preziosissima. Ma no, me lo metto. Grazie a te. Però io però sono praticamente felice che voi siate qua e sono particolarmente e per concludere questa magnifica serata, tutti insieme abbiamo cantato l'inno d'Italia. Yeah.
Dopo queste grandi emozioni, ci siamo diretti all'aeroporto di Pechino, dove abbiamo salutato i nostri amici cinesi che ci hanno accompagnato in questa magnifica avventura e dove abbiamo chiesto un commento al direttore di Antoniano Production, Fabrizio Palaferri. Difficile raccontare in un minuto questa grande tournée, questo grande successo in Cina. 8 concerti, 6 a Shanghai, 2 a Pechino, sold out in tutte le date, grande emozione delle famiglie, grande emozione dei bimbi nel vedere il canto del piccolo coro. Voglio sottolineare 2 cose da questo viaggio. La prima è essere riusciti con il canto in italiano, una modalità nuova, tipica per il mondo così diverso da noi cinese, insomma, una cultura diversa, cantare le nostre canzoni e vedere la soddisfazione, l'entusiasmo, la gioia negli occhi dei bambini cinesi. La seconda è quella che stasera le parole dell'ambasciatore che ci ha invitato a cena per una festa conclusiva della nostra tournée, questa festa si conclude con le sue parole. È bello portare un'italianità così pulita, così aperta, così festosa in un paese come la Cina. Ora non resta che imbarcarci sul volo che ci riporterà a casa. Si vola fino a qui, dal firmamento volando giù. Guarda le sue sorelle che si affacciano lì nel blu. E se una trema, tutte le vedrai. Danzano nella notte, non si fermeranno mai. Qui, sempre qui splenderà, perché sia sempre luce intorno a te. Sogna che l'ora è magica, ringraziamo tutti per averci accompagnato in questa magnifica avventura che abbiamo provato a farvi rivivere attraverso le nostre immagini. Ciao!